quindi il mio impegno è notevole, ma quello che mi ha chiesto Giancarlo era di dire perché siamo arrivati a lanciare questo Life Upward. Ce lo siamo inventati per un qualche motivo, così per quella mattina ci si è svegliati e ha detto c'è bisogno che le falde abbiano la nostra attenzione particolare, oppure c'erano effettivamente dei problemi. Allora, io parto da uno studio, che forse è stato il primo studio di contenuto scientifico rilevante, condotto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, si è chiuso nel 1981 e poi è stato presentato, pubblicato nel 1982, uno studio che rientrava nel progetto finalizzato ambiente del Ministero dell'Ambiente, ed era uno studio che AIM di Vicenza e CNR di Padova avevano lanciato sugli acquiferi dell'Alto Vicentino. L'oggetto era proprio questo: gli acquiferi dell'Alto Vicentino, studio del sistema, bilancio idrologico. Le AIM, come penso qualcuno di voi sa, era un'azienda multi-utility dotata di notevole risorse economiche, quindi in quegli anni, quei sei anni, hanno lavorato parecchie persone a raccogliere una miriade di dati, di informazioni strutturali, come è fatto il territorio, il sottosuolo, l'idrografia, le portate in gioco, le falde, come si alimentano le falde, quali sono i fattori di ricarica, quali sono i fattori di svuotamento delle falde, insomma. E tra il settembre del 79 e il... sembra, vediamo però se lanciando il PowerPoint non succede come prima. Vado. Proviamo. Abbiate fede. Perfetto, direi che c'è. Allora prendo il puntatore. Quindi passo già alla diapositiva, che era quella al quale ero arrivato. Questo studio, che è durato sei anni, che però ho visto poi la nascita e la pubblicazione nel 1982 con un convegno in fiera a Vicenza molto partecipato, insomma io ero appena arrivato in AIM, aveva indagato, come dicevo, sull'assetto strutturale del nostro territorio, su quelli che erano i meccanismi di riempimento, ricarica e svuotamento. In quegli anni l'attenzione era soprattutto ai meccanismi, non a capire se c'erano delle dinamiche. D'altronde il periodo di osservazione era anche un periodo molto limitato nel tempo, parliamo di 5 anni di raccolta di dati. E si era chiuso, vedete, settembre 79, gennaio 81, quindi in quei 14 mesi, con un bilancio che dava a grandi linee questa indicazione. I volumi di ingresso erano circa 400 milioni di metri cubi in un anno, dovuti alle piogge efficaci per oltre il 30%, alla dispersione dei corsi d'acqua per oltre il 50%, poi c'era un contributo dato dalle acque irrigue per un 10-12%, questi erano i fattori di alimentazione. Questo è uno schema diciamo, di bilancio che poi si ritrova anche in altri bacini, insomma più o meno queste sono le voci in ingresso. Quando piove, insomma, è naturale, l'acqua si infiltra nelle aree di pianura, alimenta i corsi d'acqua che dalle nostre parti, dalle nostre zone sono a carattere torrentizio, e quindi a loro volta dagli alberi si disperdono importanti volumi idrici. C'erano anche dei fattori dello svuotamento del sistema, quindi i volumi in uscita, e siccome in quell'anno il bilancio si era chiuso in pareggio, se erano entrati 400 milioni di metri cubi, ne erano usciti più o meno lo stesso ordine di grandezza, e il contributo in uscita, i volumi in uscita erano dovuti essenzialmente alle risorgive, il 75%, e ai prelievi, cosiddetti prelievi artificiali, cioè i prelievi dei pozzi, il 25%. Qua già va fatta una riflessione. In questa zona del Vicentino, visto che io lavoro, ho lavorato, in realtà non lavoro più perché non sono più dipendente del centro idrico, come non so se l'hai detto, adesso ero distratto, sono da un paio di mesi, da un mese e mezzo, insomma, in pensione, lavoravo per un'azienda del servizio idrico,
e la grande quantità di acqua estratta dai pozzi era acqua ad uso acquedottistico. C'era però la consapevolezza che c'erano anche molti prelievi privati. Ma prima del 1880, mi prendo un po' largo, tutta l'acqua che entrava nel sistema, tutti nell'anno medio 400 milioni di metri cubi, uscivano attraverso le risorgive. Non esistevano pozzi importanti che potevano estrarre acqua da sottosuolo. Già vedete nel 1980 un 25% di questi 400 milioni, che vuol dire circa 100 milioni di metri cubi, venivano estratti artificialmente attraverso i pozzi, per uso pubblico, sia acquedotto, o per uso privato, industriale, eccetera. Lo studio poi, al di là di questo dato di bilancio, aveva anche permesso di ricostruire la morfologia della falda. Questo è un dato molto importante perché, soprattutto in relazione ai rischi di inquinamento, ci permette di, una volta individuate le direttrici di deflusso sotterraneo, che sono lì indicate, anche ipotizzare quali percorsi possono fare degli inquinanti una volta rilasciati nel suolo, magari anche a qualche chilometro o qualche decina di chilometri di distanza, e questo lo stiamo verificando continuamente. Voi avrete letto sui giornali recentemente la storia di PFAS, ma qui abbiamo problemi di inquinamenti da cromo a tezze, da solventi a marostica, da solventi a schio, e abbiamo avuto cromo a tiene, insomma ce n'è per tutti i gusti. Quello che, come ho detto, lo studio non aveva messo in evidenza era il fatto che il sistema potesse avere un limite allo sfruttamento. Siamo al 1981, gli anni di osservazione sono quegli anni lì, e voi vedete che le oscillazioni della falda, che sono oscillazioni naturali, fase di riempimento, fase di svuotamento nei mesi, diciamo da giugno, luglio, agosto, settembre, fino alla ripresa delle piogge finali, dava una retta di regressione che era praticamente orizzontale rispetto all'asse dell'esse. Non si coglievano dei trend. Dirò anche che queste elaborazioni all'epoca non si facevano, abbiamo cominciato a farle dopo, quando abbiamo cominciato a renderci conto che non erano tutte rose. Cioè, lo studio fatto negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, non aveva messo in evidenza dei sintomi di sofferenza che facessero pensare a una sofferenza delle falde del Vicentino. In realtà, a partire proprio dagli anni 90, poi vedrete che il primo anno veramente critico è stato il 1990, si è cominciato a osservare una diminuzione dei livelli freatici di alcuni pozzi. Poi questo è un grafico, quel grafico che vi ho visto è di un pozzo a Caldonio, che noi chiamiamo pozzo 27, ormai è, insomma, diventato come una specie di riferimento regionale. La diminuzione della portata delle risorgive, l'allungamento dei tempi di inattività delle risorgive. La risorgiva, e questo lo studio l'aveva messo bene in evidenza, è un sistema naturale di scarico del troppo pieno del serbatoio delle acque sotterranee. Quando il livello si alza, le risorgive naturalmente cominciano a drenare acqua dalla falda e alimentare le rogge e i fiumi. Se la falda si abbassa, le risorgive cominciano a produrre meno acqua, e quindi se il periodo di spegnimento, usiamo questo termine, delle risorgive si allunga, vuol dire che dal sottosuolo non fuoriesce più acqua, vuol dire che la falda, insomma, si è approfondita oltre ogni aspettativa. Quindi questa era la situazione nel decennio 1971-1981. Adesso voi vedete invece che, se aggiungiamo un'altra decade, cioè andiamo al 1991, la situazione cambia notevolmente. Quella retta di regressione che prima era praticamente orizzontale adesso mostra un trend negativo molto forte. Addirittura in questi 10 anni mostra che l'abbassamento delle falde non è solo il pozzo 27, era un fenomeno, diciamo, diffuso. L'abbassamento delle falde comincia a diventare importante, 2 metri. Pensate che le falde del Brenta, tanto per dare un'idea, dagli anni 50 ad oggi hanno perso 8 metri, 9 metri di livello freatico. Qui 2 metri, quindi tutto sommato uno dice, beh, stiamo abbastanza tranquilli.
con questa situazione che si è presentata nel 1990. Tutto il 1990 praticamente abbiamo avuto una serie di risorgive che sono rimaste asciutte per 12 mesi. Facendo tutta una serie di ragionamenti, ricalcoli, via dicendo, si è visto che nel ventennio 1980-2000 la portata complessiva delle risorgive dell'astico era diminuita di 2,5 metri cubi secondo, parliamo di un 25% in meno, e nello stesso periodo quella del Brenta addirittura quasi il 30% in meno, 3,6 metri cubi secondo. Allora, questo aspetto chiaramente portato a conoscenza degli enti che in qualche modo già si interessavano alle falde, in particolare le province di Vicenza e di Padova, hanno ritenuto di istituire quello che era stato chiamato Osservatorio Interprovinciale Falde Acquifere e hanno dato in carico questo osservatorio, che era costituito dal professor Dal Prà dell'Università di Padova, il professor Scaltriti degli impianti chimici di Padova e dal sottoscritto, doveva lavorare, cercare di capire qual era l'entità di questo, diciamo, di questa sofferenza e soprattutto quali erano le cause, le ragioni. Lo studio quindi ha indagato tutta una serie di dati, ha raccolto dati, abbiamo fatto fare delle tesi di laurea su questi temi, insomma in sostanza qui i fattori erano questi cinque. Alcuni erano fattori di minore apporto, di minori afflussi, diminuzione delle piogge, quindi diminuzione delle portate medie mensili dei principali corsi d'acqua, la diminuzione delle superfici di pianura permeabili dove quindi c'è defiltrazione efficace, e questo a seguito della trasformazione, chiamiamola urbanizzazione o cementificazione del territorio, poi anche il passaggio dai sistemi di irrigazione che una volta tradizionalmente erano fatti a scorrimento o sommersione, quindi canalette, acqua che va sui campi che poi un po' si infiltra, agli impianti a pioggia che hanno un'elevata efficienza ma riducono l'infiltrazione. E poi dall'altra parte invece un incremento notevole dei prelievi. Prendendo i dati forniti da tre acquedotti, Padova, Vicenza e l'ex Uganeo Bellico, abbiamo visto che in 50 anni, quindi dagli anni 60, metà anni 50, insomma al 98, il nostro lavoro lì si è chiuso nel 98, l'incremento dei prelievi degli acquedotti era stato del 40% a fronte di un aumento della popolazione del 15%, quindi vuol dire che un po' tutti si consumava più acqua. E poi c'era stata l'esplosione del prelievo operato da migliaia di pozzi di attingimento autonomo. Quindi alla fine dello studio abbiamo scritto: bisogna trovare un sistema per riequilibrare la falda, altrimenti se manteniamo quel trend, abbiamo fatto anche delle simulazioni, delle proiezioni, anno 2010-2020 praticamente tutte le risorgive si sarebbero estinte. Come riequilibrare? Beh, chiaramente limitare i prelievi, eliminare gli sprechi nel prelievo, ce ne sono continuamente, e se possibile incrementare l'infiltrazione dell'acqua in falda in maniera forzata per compensare la minore infiltrazione su terreni che erano stati in qualche modo impermeabilizzati. Questo grafico vi mostra qual era il bilancio e le componenti, no, nel bilancio del 1980, lo studio fatto da IEM e CNR. Poi vedete la pioggia efficace circa 4,5 metri cubi, le portate dei corsi d'acqua circa 8 metri cubi, le acque irrigue circa 1, qualcosa metri cubi, e poi i prelievi 3 metri cubi e le risorgive 11 metri cubi scarsi. Bene, nel 1998 voi vedete che sono diminuite le piogge, come ho detto c'è stata una diminuzione delle piogge da 5,3 a 4,7, diminuite quindi le dispersioni dei torrenti di 1 metro cubo al secondo, 300 litri al secondo in meno dai sistemi irrigui, maggiori prelievi per circa 400 litri al secondo, sì, e ovviamente le risorgive, minore portata delle risorgive, erano qui 2,5 metri cubi al secondo in meno. Questi sono i numeri. Allora andiamo a vederli singolarmente questi, perché poi se uno deve intervenire deve capire com'è la situazione.
Noi abbiamo quindi fatto un censimento negli anni 97-98 dei pozzi privati, esisteva già un censimento che era parziale, fatto ancora per lo studio di cui parlavo prima, noi l'abbiamo esteso a 11-12 comuni e mandando delle persone a intervistare porta a porta, casa per casa, nel territorio attorno alla città di Vicenza, che è compresa la cintura esterna della città di Vicenza. Ci sono diapositive che qualcuno di voi sicuramente avrà già visto. E questa è la distribuzione dei pozzi privati, vedete una miriade di pozzi privati che vanno poi a insistere sulla stessa zona dove ci sono anche i pozzi di acquedotto. Questi per esempio sono i pozzi dell'acquedotto di Padova, compresi questi, questa linea di pozzi, qui ci sono i pozzi dell'acquedotto di Vicenza, qui i pozzi del comune di Caldogno, i pozzi di Costa di Sara. Quindi c'è una interferenza, diciamo, tra prelievo pubblico e prelievo privato, con la stranezza che spesso il privato, quando le falde si abbassano molto, ha meno acqua che esce dal pozzo e si lamenta perché è l'acquedotto che porta via l'acqua, no? Questa è una cosa che più volte mi sono sentito dire. Questa immagine riguarda la zona nord di Vicenza, ma poi per un altro progetto ci siamo occupati anche di quest'altra parte del Vicentino, vedete la zona che adesso è interessata dall'inquinamento da clorachidici, e vedete anche di che miriade di pozzi. Basta fare quindi censimenti e pozzi se ne trovano a migliaia. Si stima che nel Veneto ce ne siano oltre 100.000 pozzi di attingimento autonomo, oltre 100.000 pozzi, non si sa con quale portata complessiva. Noi l'abbiamo, per quella zona che abbiamo indagata, invece abbiamo misurate le portate. Quei fili d'acqua che si vedono uscire sono all'incirca 0,1 0,2, a volte 0,3 litri al secondo, se li moltiplichiamo per i secondi, le ore, i giorni, alla fine dell'anno vengono fuori numeri importanti che messi assieme danno 25-30 milioni di metri cubi all'anno. Io lo dico più volte, l'ho detto più volte, lo ripeto anche oggi, un acquedotto come quello della città di Vicenza estrae 23 milioni di metri cubi dalla falda. Qui parliamo di migliaia di pozzi che senza nessun controllo estraevano e forse in parte ancora adesso estraggono circa 30 milioni di metri cubi. Ho aggiunto sotto oggi questo non è più consentito perché dai, insisti, batti e ribatti. La Regione Veneto, lo vedrete dopo, nel 2011 ha emanato un articolo, ha modificato l'articolo 40 delle norme tecniche e vieta l'uso di questi pozzi che peraltro rimangono aperti. Voi potete girare in qualunque comune della zona che vi ho descritto, ma anche dell'Alta Padovana, San Martino del Luperi, San Giorgio in Bosco, Gran Torto, Trebasele, che non so, Piombino, e voi vedete acqua che sgorga. Acqua che viene messa a disposizione dei proprietari dei pozzi in una quantità decisamente superiore rispetto a quello che è il fabbisogno, perché noi più o meno utilizziamo circa 300 litri abitante giorno. Circa 300 litri abitante giorno. Questi sono numeri ricavati dai consumi annuali degli acquedotto di Vicenza, qui ancora scritto AIM, AMA, adesso è il gruppo ERA, ma comunque i numeri sono quelli. Mentre voi vedete che i proprietari dei pozzi privati a Bolzano hanno circa 7.000 litri abitante giorno, a 2.000, 7.500, a Torre di Quartesolo lo stesso, a Vicenza si parla di 8.000 litri. Io ho preso questa diapositiva quando sono andato a parlare a Monticello con Teotto, perché lì poi il sindaco, questa cosa qui non è che questa osservazione che si faceva sui pozzi privati la gradisse molto. Un abitante di Monticello con Teotto dove esiste l'acquedotto, dove ci sono circa 800 pozzi, ha una dotazione di 4.500 litri al giorno. Lui ne utilizzerà 200. Vuol dire che 4.300 litri, 4,3 metri cubi, ogni giorno vengono estratti e buttati via, non ritornano assolutamente in falda. Nel periodo 71-2001 la situazione non era peggiorata, diciamo si era mantenuta. Perché ho preso il 2001? Perché nel 2001 abbiamo cominciato a ragionare cosa facciamo veramente. Vedete che se prima parlavo di 2 metri di perdita, qui la cosa si è un po' ridimensionata, si è un po' ridotta. Perché? Perché rispetto all'81, che era qui,
si sono succeduti degli anni in cui abbiamo avuto anche delle precipitazioni di una particolare intensità, in particolare c'è stato il 2001, che hanno portato i livelli di falda a valori, diciamo, importanti. Però se non si interviene sulle cause, i problemi rimangono. Quindi le cause sono quelle, sono ormai strutturali. E allora ecco il progetto di cui ha parlato prima Marco Palla, no? Abbiamo consumato il territorio, cosa possiamo fare per compensare la minore infiltrazione dovuta al consumo del territorio? Questa immagine la mostro sempre, ma è una dinamica che non si è ancora fermata, cioè ancora oggi si stima che un 4% del territorio venga ogni anno urbanizzato, e quindi se andiamo avanti così, fra 20 anni probabilmente non avremo più, 25 anni non avremo più neanche spazio dove muoverci. Vi risparmio questo qui, che è stata una cosa che ho avuto da due studenti di architettura molto interessanti, che hanno ragionato sul comune di Thiene, guardando come erano variati i coefficienti di deflusso dal 1954 al 2006. Praticamente l'acqua che nel 54 si infiltrava era il 60%, quella che ruscellava era il 40%, adesso è esattamente il contrario, ruscella il 60%, si infiltra il 40%. E allora nel 2004 abbiamo detto: cosa facciamo? Proviamo a fare una ricarica. Qui c'è anche la Gia Passadore, ma lei è arrivata un po' dopo, perché nel 2004, come è scritto lì, abbiamo fatto una sperimentazione artigianale, diciamo pseudo controllata, ci siamo fatti mettere a disposizione una cava, la cava Ferrara, un antico precalcino, il consorzio che allora si chiamava Medioastico Partiglione, oggi Alta Pianura Veneta, ha realizzato queste opere di derivazione, che non c'era, ha creato quindi una derivazione, ha realizzato questa canaletta, e poi questa canaletta andava a immettere acqua attraverso un tubo che scendeva qui dentro il fondo di una cava che era lì abbandonata da almeno 40 anni. Ecco, buttando dentro il massimo della portata che era possibile immettere, parliamo di 150-200 litri al secondo, si è formato un laghetto e lì il livello veniva mantenuto. Nei mesi ovviamente non irrigui, perché l'acqua, non so, cioè, nei mesi irrigui l'utilizzava per l'irrigazione. Abbiamo detto: beh, si può pensare di fare queste cose magari anche con tecniche un po' più diciamo evolute, con un certo rigore scientifico. E da lì poi sono venute fuori le idee di utilizzare le AFI, le aree cosiddette boscate, le aree forestali di infiltrazione, oppure i pozzi bevitori. Insomma, si è cominciato a costruire, siamo prima di Acquor, noi lo chiamiamo attività pre-Acquor, perché Acquor poi è iniziato nel 2011, quindi sto andando ormai verso la fine del mio intervento, non voglio approfittare. Questo è come sono fatte le aree di infiltrazione, insomma, immagino che qualcuno di voi conosca questa storia perché è stata raccontata in più occasioni. Sono terreni che rimangono agricoli, erano agricoli, rimangono agricoli, vengono messi ad uso agricolo, vengono messi a disposizione del soggetto che fa l'infiltrazione, si scavano delle scoline, a fianco delle scoline si possono anche, anzi vengono poi piantumate delle specie arboree, arbustive a corta rotazione, nei mesi non irrigui si mette acqua. Siccome il fondo è sassoso, questo è qui, quello che vedete adesso è un impianto che è a Schiavon, l'acqua si infiltra e qui vedete che per ogni ettaro si riesce, secondo della tipologia del terreno, si può arrivare anche a più di 50 litri al secondo per ettaro. Quindi richiedono superfici, c'è un diverso tipo di coltura, la coltura non è più il foraggio, il mais o il prato, ma è la biomassa, e c'è un servizio che si fa alla collettività, si infiltra acqua, si mette acqua sottoterra per mantenere ricco il conto in banca, cioè mantenere alto il livello per tempi peggiori, cioè il risparmio, tutti noi, almeno una volta si riusciva a fare, adesso meno, il risparmio ha proprio questa funzione, quando qualche euro in più lo metto da parte perché mi può tornare utile quando me ne arriva qualcuno di meno. La ricarica si fa quando c'è acqua da mettere da parte, non è pensabile di fare la ricarica nel 2003 quando abbiamo avuto delle precipitazioni che sono state il 60% in meno rispetto alle medie.
abbiamo fatto una sperimentazione nell'ambito di un progetto FAUDE finanziato dal lato Bacchiglione e dalla provincia di Vicenza in collaborazione con l'Università di Padova. C'è stata la stessa cava, è stata attrezzata, ci hanno lavorato per 2 settimane scavatori, ruspe, abbiamo messo un piezometro, poi vedrete insomma qualcos'altro. Qui abbiamo messo dei tubi, l'acqua che arrivava dalla canaletta che avete visto prima in questo punto è stata divisa in due con misura di portata e immessa in 2 bacini diversi per poi fare tutta una serie di operazioni, di simulazioni e misurare, avere dati per capire quanto si riesce ad infiltrare. Praticamente le operazioni che si facevano era misurare la portata che mantenesse un battente costante, un tirante d'acqua costante, oppure portare l'acqua a un certo livello, fermare l'immissione, vedere in quanto tempo il metro e mezzo si infiltrava. E abbiamo ricavato dei numeri. Perché? Perché il sito era attrezzato, c'erano 2 vasche, una più grande e una più piccola, l'acqua scendeva attraverso il tubo, si divideva nelle 2 condotte di trasporto, veniva quindi poi immessa nel bacino, c'erano degli idrometri che misuravano il livello dell'acqua, c'erano dei piezometri che misuravano la risposta della falda, quindi si è visto che la falda sotto il bacino si alzava di 20-25 cm. Ovviamente ci potevano essere le piogge e quindi abbiamo messo anche un pluviometro per avere anche l'informazione dell'eventuale contributo delle piogge. Questa è stata l'ultima operazione, diciamo, pre-acqua di un certo spessore. Dall'altra parte siamo intervenuti con questo intervento dimostrativo, se vogliamo, nel 2011 per chiudere un pozzo che era un pozzo abbandonato dagli anni 50, anni 60, che buttava, come vedete in questa fotografia, 15 litri al secondo dentro una roggia, quindi li pescava da 35 metri sottoterra e li buttava via su una roggia, perché evidentemente la roggia aveva bisogno di una portata maggiore. In effetti era stato fatto con questo intendimento da una ditta che aveva una centralina idroelettrica, ma la ditta se n'era andata da molto tempo e si era dimenticata del pozzo. Quindi l'abbiamo cementato spendendoci dei soldi, è stata un'operazione durata 2 giorni, però alla fine abbiamo visto che si può cementare un pozzo. Lo dico perché i pozzi non sono eterni, i pozzi hanno una loro vita, quindi quando qualcuno fa un pozzo battendo una canna magari a 30, 50, 90, 100 metri e da questa canna comincia a uscire acqua, perché abbiamo il fenomeno dell'artesianesimo, non può pensare che quel pozzo continuerà a lavorare così per sempre, no? Il pozzo negli anni si intasa, può corrodersi, possono esserci delle fessurazioni, può essere dell'acqua che fuoriesce dal pozzo, dall'esterno del pozzo, tutta una serie di problemi. Quindi poi fermare il flusso può diventare una cosa non semplice, tanto più grosso è il pozzo, tanto più complesso è cementarlo, chiuderlo, soffocarlo, complesso e costoso. Il piano di tutela delle acque, come ho detto, ha fissato delle regole, mi mancano 4 diapositive, che non so in questo momento quanto sono rispettate. Noi volevamo con acqua aggiornare il censimento, purtroppo c'è stato il tempo, ma lo si può fare in qualunque momento. L'articolo 40 dice che per i pozzi e salienze naturali devono essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione continua dell'acqua. E poi dice anche che sono vietati i pozzi lasciati aperti, destinati all'uso ornamentale, le cosiddette fontane. E chi deve far rispettare questa norma è il sindaco, sono i sindaci. Questo doveva avvenire entro la data del 30 giugno di 2 anni fa. Ripeto, questo è un grande punto interrogativo. Come sta andando la falda? Ecco, la falda sta andando così. Nel 2003 abbiamo avuto il minimo storico, i livelli si sono... qui è saltato qualcosa? Ah, no, no, non è saltato niente. E qui abbiamo avuto, vedete, 2 anni che sono il 2009 e la fine del 2010, inizio del 2011 con le piogge che tutti noi ben ricordiamo, e quindi si è ulteriormente ridotto il gap, il delta tra livelli iniziali e il livello che adesso a fine 2011 abbiamo misurato, 70 centimetri.
2011 è partito anche Acqua, ma lì è saltato qualcosa, scusa, chiedo scusa. Poi ci sono stati due anni, 2013 e 2014, perché mentre il 2009 e 2010 sono stati due anni molto piovosi, il 2011 e il 2012 sono stati anni molto siccitosi. Qui si vede poco, ma vedete dove eravamo all'inizio del 2011 e come è andata la falda in tutto il 2011 e poi nel 2012. Vedete che il 2012, che è questo, ha avuto un comportamento molto simile al 1990, livelli bassi per tutto il 2012. E poi è risalita naturalmente, perché le falde, poi lo dirà anche la Passadora, si ricaricano soprattutto perché i corsi d'acqua a carattere torrentizio perdono acqua e perché piove sulle aree di pianura. Certo, gli impianti di ricarica non hanno dato, insomma, come era anche logico aspettarsi, 2 milioni di metri cubi infiltrati non sono niente rispetto ai 100-150 milioni di metri cubi che naturalmente in questi anni sono andati in falda. Ecco, l'ultima immagine che è questa, vedete, eravamo a questo livello negli anni 90, nel 2000 eravamo a questo, nel 2010 a -0,7. Allora la domanda è, ma vuoi vedere che le falde, sapendo che siamo partiti con tutte queste iniziative, hanno deciso di riequilibrarsi? Ecco, è una, come dire, una provocazione chiaramente, no? Noi adesso abbiamo le falde che, se guardiamo il periodo 71-2015, si sono riequilibrate, ma a un livello più basso. Perché se andiamo a vedere, l'ho tolto, ma qui c'era il tratteggio degli anni 71-80, che davano un trend praticamente pari a zero, no? Adesso ormai sono quasi 45 anni, il trend si è nuovamente azzerato, ma siamo circa un metro al di sotto dei livelli di allora. Io vi ho dato un po' il quadro, no? Per cui, e quindi poi Giulia dirà quello che deve dire in termini più scientifici, se vogliamo. Adesso l'idea che nasce è, abbiamo visto che si può ricaricare, non sappiamo ancora quanto abbiamo ridotto in termini di spreco, adesso dobbiamo cercare di trattenere l'acqua. Il problema adesso è questo, perché dobbiamo compensare quel 40%, 35-40% di territorio urbanizzato nell'Alto Vicentino, cioè qui, dove non abbiamo più infiltrazione, abbiamo solo ruscellamento, che poi determina un altro tipo di problema, che è il rischio idraulico, l'esondazione, eccetera. Vi ringrazio.